Amici del canale, bentornati. Oggi, da grande fan Xiaomi, vi faccio vedere il Mi 5, bellissimo corpo, bellissima impugnatura, grande hardware. Insomma, un telefono che promette bene, ma ce l'avrà qualche punto debole? Scopriamolo insieme. Ed eccolo lo Xiaomi Mi 5 che ha dimensioni di 144,6, 69,2, 7,3 mm di spessore e 129 grammi. Telefono in sostanza stretto e leggerissimo, ma frame interamente in alluminio, veramente ben fatto, ed ha una back cover ovviamente non removibile, realizzata in vetro che raccoglie un po' le ditate, ma garantisce anche una sensazione di materiali premium. Stondato nel posteriore per un'impugnatura perfetta, stretto per un'impugnatura perfetta, insomma, sta benissimo in tasca, è leggero, non si può dire niente all'ergonomia di questo smartphone, che al limite potrebbe essere leggermente scivoloso. Logo Mi, fotocamera da 16 megapixel con stabilizzazione ottica, con apertura di 2, doppio flash LED, andiamo sul lato, slot per la doppia nano SIM, dall'altra parte bilanciere volume accensione, in alto troviamo anche la porta ad infrarossi, trovatemi voi un telefono del 2016 con la porta a infrarossi, secondo microfono, riduzione rumori, ingresso per le cuffie. In basso abbiamo l'altoparlante principale, il microfono da dove entra la nostra voce e l'ingresso di tipo C, non c'è il micro USB. Frontalmente, fotocamera da 4 megapixel per i selfie, ovviamente la griglia da cui esce la voce del nostro interlocutore, c'è anche il LED di notifica RGB sul frontale e in basso due pulsantini che saranno due pallini multitasking indietro e un bel tasto che si schiaccia e, vedete, se lo premo, sblocca subito il telefono. Display da 5,15 pollici, Full HD, 428 ppi, guardate quanto è bello questo display, i neri sono fantastici, vi ho messo uno sfondo nero per apprezzare meglio, non c'è lo stacco fra la cornice e lo sfondo, guardate, non riuscite a percepire il nero di separazione. Snapdragon 820 quad core da 1,8 GHz Adreno, 530 a bordo, esistono due o tre anche versioni, questa è la versione da 3 GB di RAM con 32 GB, purtroppo non espandibili. Andiamo ad evolverci su questa linea del Mi 5 fino alla versione ceramica. La configurazione della versione ceramica arriva fino a 4 GB con 128 di archiviazione, quindi potentissima dotazione hardware. Andiamo a vedere subito dei 3 GB, come se io cancello tutte le applicazioni arrivo ad avere 1,4 GB disponibili di RAM, tantissima RAM, e la MIUI è arrivata alla versione 8, ovviamente Android 6.0.1 Marshmallow, qui c'è il riepilogo di tutto quello che vi ho detto, l'archiviazione di 32 permette uno spazio personale di circa 21 GB. Ma andiamo a scoprire meglio questo Xiaomi, perché? Perché questi pulsantini, vedete che sono dei cerchietti, dei pallini che si illuminano, possono essere personalizzati, possiamo decidere di usare multitasking o indietro a seconda delle nostre preferenze, destra o sinistra, e se voglio associare una pressione prolungata al pulsante, questo è fattibile. Tengo premuto sul pulsante multitasking e vado a personalizzare la nostra home, muovendo le app, aggiungendo widget, sfondi o le transizioni, quindi possiamo cambiare il modo di vedere, sfogliare le pagine. Andiamo a vedere anche il menu a tendina che ci fa vedere il meteo della nostra città e i toggles che possono essere personalizzati nell'ordine e nello spazio. C'è anche il sensore di luminosità che può essere settato su automatico o manuale. Batteria su questo Xiaomi Mi 5 non è removibile, è integrata nel corpo del telefono ed è ben da 3000 mAh. 3000 mAh che ci permettono di coprire fino alle 4 ore di display acceso. Vuoi perché questo display è un Full HD e non Quad HD, quindi risucchia meno energie, oppure vuoi che il processore Snapdragon 820 lavora molto molto bene. Partirei subito dalla prova ludica per vedere come questo motore grafico si comporta. Apriamo Asphalt 8.
Siamo pronti per partire, vediamo come si comporta il motore grafico e la fluidità di questo smartphone. Vedete, tutto è ben riprodotto, ottima la fluidità, il passaggio dell'aeroplano è fila tutto liscio, insomma, le curve si prendono bene, funziona benissimo. Anzi, ho fatto schiantare stranamente una macchina e poi mi schianto anch'io per farvi vedere come sia bello fluido questo motore, come fa girare bene i giochi. Passiamo alla parte di AnTuTu per quelli che vogliono i numeri, e questo smartphone totalizza un bel punteggio, un bellissimo 115.262, quindi ci siamo anche secondo AnTuTu, il punteggio è bello alto. Andiamo a sentire la sezione musicale, prendiamo un brano che abbiamo inserito nel telefono, aumentiamo il volume al massimo. Ottimo anche l'audio, non sarà l'audio più alto che abbiate mai sentito, ma si sente veramente bene la qualità. Mi è piaciuta tantissimo. Come mi è piaciuta tantissimo anche la parte del browser, perché? Perché abbiamo a disposizione sia il Chrome, che vabbè, lo troviamo su ogni smartphone, ma anche il browser propriamente stock, diciamo, di Xiaomi. Quindi andiamo ad aprire Google, andiamo sul sito della Repubblica per andare a vedere come funziona in Wi-Fi questo smartphone, come gira questo browser, ovviamente la pubblicità di routine, e vedete l'andare verso il basso o verso l'alto è veramente veloce, bello fluido, le immagini sono già state caricate. Anche se vado a vedere la versione classica del sito della Repubblica, guardate sotto Wi-Fi come apre rapidamente il tutto, e quindi un browser stock che gira molto molto bene. Non vi faccio vedere il Chrome perché il Chrome gira sicuramente più fluido rispetto a un browser stock. Abbiamo visto il Chrome veramente ottimo su tutti i dispositivi, anche di fascia media su cui viene testato. Una volta fatto l'accesso al mio account, potremo scaricare tutti i tipi di temi che vogliamo, scarichiamo e applichiamo in maniera del tutto gratuita. Vi faccio vedere, questo che vi ricorderà sicuramente uno smartphone molto molto famoso. Quindi personalizzazione altissima su questo Xiaomi Mi 5, ma ovviamente è una caratteristica, dominante di tutti gli Xiaomi. Tramite il Mi Remote possiamo anche andare a comandare con gli infrarossi qualsiasi tipo di dispositivo, vedete, aggiungendo questo pulsantino qua, c'è anche l'immagine apposita. Nel reparto sicurezza troviamo un sacco di attività da poter selezionare per pulire il dispositivo, vedete, in questo modo abbiamo rilevato 359 mega da inserire nel cestino. E quindi possiamo fare anche una pulizia più approfondita. Insomma, un sistema che è sempre attivo e sempre pronto a farvi ottimizzare al meglio il telefono per un'esperienza d'uso veramente ad altissimi livelli. Passiamo al reparto fotocamera, perché? Perché interessa a tantissimi di voi come scatta le foto questo Xiaomi Mi 5, 16 megapixel, HDR subito selezionabile, vedete qua come è selezionabile il flash. Rotazione della fotocamera che, e ve lo dico subito, fa bene le foto anche con la fotocamera anteriore, mi è piaciuto tantissimo. Clicco su modalità per vedere tutto quello che posso fare: audio, bellezza, quadrato, insomma, lo vedete anche voi con le impostazioni qua in alto a sinistra. Possibilità di capire l'età e il genere, rilevare il volto, qualità dell'immagine, alta, normale, bassa, insomma, tutte cose che sinceramente non servono. Perché? Perché questo telefono finalmente è un telefono da punta e scatta e ottieni ottima foto. Guardate quanto ci mette per mettere a fuoco Majin Buu, vado a scattare, scatto immediato. Se clicco sulla videocamera, passo alla modalità video e posso registrare fino a 4K. Fotografie con la fotocamera anteriore, guardate come sono belle, pulite, pochissimo il rumore nelle foto con l'anteriore, mi è piaciuta veramente tanto.
In condizioni di scarsa luminosità e con l'utilizzo del flash, lo Xiaomi Mi 5 non delude, infatti rende immagini belle e dettagliate. Vedete anche il bianco della parete non tende al giallo. Molti smartphone tendono a ingiallire la parete bianca, in realtà così non è. E guardate anche questo gatto come ben riprodotto, guardate come sono belli i colori dell'interno dell'orecchio e del pelo, ovviamente. Mentre se togliamo il flash e andiamo a utilizzare la fotocamera pura col punta e scatta e guardate come rende bene l'immagine questo telefono, anche se vado a zoomare, ottima la parte fotografica. Lo Xiaomi Mi 5 veramente può essere paragonato ai top di gamma per il reparto fotografico. Il menu delle impostazioni è il classico menu della MIUI arrivata alla versione 8, quindi con tutte queste impostazioni selezionabili c'è una parte veramente interessante che si chiama secondo spazio. Quindi vado a inserirmi nel secondo spazio per avere un telefono nuovo con una sezione del tutto nuova, quindi posso gestire questo secondo spazio importando alcuni dettagli, alcuni elementi che voglio nascondere a tutte le persone. Facciamo un esempio: se io volessi nascondere questa foto del gatto, vado su OK, foto importata, e quindi nel secondo spazio ho la mia fotografia del gatto, mentre questa fotografia qui non è più presente nello spazio principale, quindi nella sezione primaria del telefono. Quindi se vado nella galleria non avrò più la foto del gatto che avevo selezionato poco fa. È una sezione, diciamo, un po' particolare che permette di nascondere dei file che non vogliamo condividere con tutti. Con le due SIM inserite nel telefono sarà possibile applicare una impostazione predefinita come la composizione telefonica. Quindi impostarla se con la SIM 1 o 2 quando faccio una telefonata, oppure su quale SIM utilizzare il piano internet. Fra le impostazioni smart che possiamo applicare su Xiaomi Mi 5 abbiamo il risveglio con il doppio tocco solamente in accensione, vedete 1 e 2 e risveglio il display, oppure sempre a display spento, doppio tocco sul pulsante in volume giù per attivare la fotocamera, oppure se voglio catturare un'immagine che sto vedendo sul mio schermo, vado con tre dita, faccio uno swipe dall'alto verso il basso e catturo l'immagine qua, pronta per essere modificata oppure condivisa. Bene amici, abbiamo visto come funziona questo Xiaomi Mi 5, un telefono che mi ha veramente convinto sotto tutti gli aspetti, quindi è costruito benissimo, ha un frame in alluminio veramente ben lavorato, guardate quanto è bella questa curvatura che permette anche un'impugnabilità fantastica, già è un 5 pollici e 15, quindi non è che sia un display particolarmente grande, ma con l'aiuto anche di questa stondatura si impugnerà veramente bene. Oltretutto è leggerissimo e quindi altra cosa che vi aiuterà nel trasportarlo, e ha una batteria dalla ottima durata, quindi 4 ore di display con uso medio-intenso vi renderanno veramente soddisfatti. Poi l'audio in chiamata funziona bene, la doppia SIM si gestisce molto molto bene, forse il wifi non prende a grandi distanze, ma poco importa. Da segnalare cose che potrebbero farvi storcere il naso, l'ingresso di tipo C, che forse non è che sia molto comodo per usare qualsiasi tipo di cavo, ci vuole proprio il tipo C come ingresso. Non ha la radio, non è impermeabile, non si può espandere la memoria e soprattutto non ha la banda 20, quindi niente 800 MHz, quindi per il 4G attenzione a chi ha TIM e Vodafone perché potrebbe non agganciare il segnale 4G. Comunque sia, il telefono funziona perfettamente anche in H+, ragazzi, non dovete preoccuparvi. Quanto costa il Mi 5? Lo troviamo solamente online, solamente in determinati tipi di shop. Lo troviamo per la versione, come avete visto nella recensione, da 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione intorno ai 270-280 euro a seconda del colore e dal tipo di negozio. A livello di affidabilità io vi suggerisco honorby.it e Grosso Shop.
fino ad arrivare a una versione in ceramica con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Il costo si aggira intorno ai 450 euro. Insomma, ragazzi, Mi 5 veramente promosso, mi è piaciuto tantissimo, sia perché amo la MIUI in versione 8, sia perché il telefono veramente vale ogni soldo che spendete. Se siete esperti degli acquisti online a distanza, ragazzi, non lasciatevelo scappare perché questo telefono vale veramente la pena. Con questo io vi saluto, se avete qualcosa da dire scrivetelo sotto al rettangolo del video e che dire, ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!